Quanto è intelligente questa signorina. Allora, speriamo che il video stia continuando ad andare bene, perché mi sembra abbastanza fluido. Speriamo bene nella post-produzione. Ma cos'era? Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything, for his sake. Bene. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. Ora sta mangiando il Two Whales. Andiamo di nascosto, dai. Ma guarda quanto è carino quando mangia. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Borghese mica tanto, eh. Shipples! Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and, Quante parole per due frasi? Chloe, I got this. I'll be right back. Sì. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Cagnolino. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Cagnolone lo chiami Scooby? Porta del camper, non è il caso di aprirla, già ho capito. Dobbiamo trovare qualcosa in modo da poter distrarre quel fottutissimo cane. Un uccello? Ma io te lo do in pasto l'uccello. Tornadoes, snowfall, eclipses, now dying animals? Beh, ormai è morto, dai, lo sto cazzo d'uccello. Ma quanti uccelli morti? What is going on here? La catastrofe si avvicina sempre di più e noi siamo sempre più inermi. Chloe? I hope she finds a nice T-bone to keep the doggy. Che schifo, busy. Chloe. More nasty shit. Se vado dal retro. Ah, ecco, perfetto. Se vado da davanti il cane si incazza, aspetta. Ancora. There's dust on the dust now. Ma dai, papà, cosa vuole? Allora. Ok, Maxine, sono papà. Mi dispiace di non essermi fatto sentire prima. Tua madre è molto fiera di te per aver salvato quella ragazza. Lo sono anch'io. Sapevamo che era la cosa migliore che potevamo fare. È un orgoglio leggere di te sul giornale o vedere il video in cui scendi dal tetto con quella ragazza. E se volessi tornare a casa per rilassarti e magari frequentare una scuola qui, la porta è sempre aperta. Baci, papà. Grazie, papà. È una follia qui, ma non sono ancora pronto. A più tardi. Baci, Max. Bene. Come detto, qui non possiamo fare nulla, quindi cerchiamo intorno. Ma lei per caso un pesce? Io do il pesce al cane. Good morning. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next? The tornado? Purtroppo sì. You don't think it could be like climate change or something? Climate sure has changed around here. Just saw that Prescott brat having a fit by himself in the parking lot. Isn't he always having a fit? He ain't the only one. If you knew what was going on with the fish around Arcadia Bay. Sorry, I'm too pissed to talk about it. See you around, kid. Ti girano i pesci, mi faccia capire. Perché dovrei tornare indietro, scusate? Però, mi dici di tornare indietro, io lo faccio. Good morning. Don't. Sì, il solito pesce. I heard that something bad was happening to the fish in Arcadia Bay. Well, since you mentioned it first. There ain't no fish in Arcadia Bay. What? Come on. None? None worth catching and eating anymore. I'm not shitting you. Salmon, trout, bass have died and migrated. Even the damn clams are dying. Oh my god. But what about... Sorry, just... Sì, vabbè, già detto. Talk about it. See you around, kid. Aia. È una faccenda abbastanza seria qui. Camionista. Hey. How's it going? Peachy. Interview over. Fantastico. Giornataccia. Having a bad day at the office? Some punks messed with the train tracks, and now I have to wait for 3 days until I get my cargo. Mi scusi. Time is money for a guy like me. Oh yeah, that sucks. Colpa mia, wish mi I could drive right out of Arcadia Bay. Whole town is crumbling. Snow, eclipse, and a slut trying to commit suicide. Maybe you should leave then. What if I could? Hell, even that shifty Rachel What's-Her-Face asked me once if I'd drive her to Los Angeles. You knew Rachel Amber? Can you tell me about her? Nope. Christ, why don't you get a real job instead of homework?
I'd love to see you Blackwell turds try to drive my 1977 Needham 18-wheeler out schiaffi. There. Like I said, interview Mamma over. Mia. Hai scassato i coglioni, amico mio. Adesso torno indietro e ti faccio le domande giusto al momento giusto. Sì. Actually, I wanted to ask if that's your bitch in 1977 Needham 18-wheeler out there. How the hell did you know that? Sono un grande. Rachel Amber. My friend Rachel Amber told me about this cool rig in town because I love taking pictures of truckers. You knew Rachel? She sure didn't give a rat's ass about truckers or real work. Oh, so you must have known her too? Only from the diner. She was just a gold digger. She belonged in California with all those you-know-who-know-whats. Good riddance. But you can take pictures of my truck anytime. Take care. Bene, vedi? Ci siamo fatti anche amichetti quest'uomo adesso. La barbona qua dietro poi. Questo che schifo, dai, ma povero uccellino. So ominous. E ci fai pure una foto? Sono degli insetti, stanno facendo un tornado micidiale. Tra un po' esce Goku Super Saiyan terzo livello e distrugge tutto, guarda che bellezza. Ah, la vita d'oggigiorno. Comunque, barbonissa. Barbonissa, senza tetto. Hi. Ottica. How are you? I remember you. I heard about that girl almost jumping off the Blackwell roof. Kate. Kate Marsh. I was able to actually talk her down from the roof. That was you? Well, if I had a bottle, cheers. Thanks. Wish I had a bottle for you. But I need to find out who else is involved in this. I'm probably a bigger snoop than you. People pretend to not see me. So I see everybody. And everything. Frank. Frank Bowers knew Rachel. Have you seen him around? I saw him today, looking more jumpy than usual. I don't know how he hasn't been arrested yet. Sounds like you know a lot more than me, child. I just think Arcadia Bay is in trouble. Maybe you'd like to tell me what you're hiding. Di la verità. I feel like I can trust you as much as Chloe. And you wouldn't think I'm crazy. Too late for me to judge anybody. Plus, you're not crazy. I'm just gonna say this. I had a vision of Arcadia Bay being destroyed by a tornado. For real. Could be. Bad mojo is in the air this week. Thanks for the warning, Max. Beh, speriamo di aver salvato una vita in questo caso. Nel caso appunto il tornado davvero si verificasse. Oh, guarda dei pisciolini morti, che bello. Dal retro non posso passare, qui non ci posso far nulla, qui c'è un sacco dell'immondizia. Ragazzi, stiamo perdendo una marea di tempo senza un effettuale... Che cazzo sto dic? Senza un vero motivo, perché dovrei trovare delle cose per il cagnolino, ma non riesco a trovare nulla di utile. Quindi direi di entrare un attimo al Two Whales e vedere se c'è qualcosa di utile all'interno. Così al massimo possiamo avvantaggiarci. Good Lord, bacon. I'm ready to nosh again. Oh, but I need to get those keys from sì. Frank. Allora, Warren. Ok, è ufficialmente tutto esaurito, ma sono riuscito a prendere due biglietti per noi. Ho dovuto affrontare una dozzina di bulli, che nerd. Grandissimo ragazzo. Noi non lo cacchiamo proprio nel frattempo, quanto siamo cattivi. Rovescio, ma perché? Ehi là? Sta tutto ubriaco, eh? Come butta? You show up after almost shooting me? You have serious balls, little girl. But hanging out with Chloe, playing with guns and dressing like Rachel doesn't make you cool or tough. The fuck do you want? How do you know these are Rachel's clothes? Because she looks beautiful in them and you look like ass. Aiming a gun doesn't make you any sexier. Grab your keys and let's check out your RV. Let's not. You fucking creep me out. In other words, Max, no keys. Maybe I could chat up that officer, or even Nathan, and then go all Groundhog Day on them until okay, I get the grazie. Info I need. Deve essere stato abbastanza utile, quindi torniamo un po' indietro adesso, visto che ci siamo, ragazzi, e che... Sì, ho capito. Passa un altro po', per cortesia. E visto che siamo qui, tecnicamente, già da... È il secondo episodio, questo, immagino. Non lo so, sinceramente, perché, come ho detto, taglierò i video. Sì, vabbè. Quindi, come detto, abbiamo abbastanza tempo per fare queste cose. Prima di tutto, il poliziotto. There she is, Super Maxine.
That's your new nickname around the bay. Sorry, but you did earn it. We're all real proud of you for helping get out. Grazie. Thanks, Officer Barry. I was just lucky. And right on time. Kate is who counts. I'm glad you're representing Black Bull Academy. Ah, davvero? Non lo sapevo io. Successivo, addirittura. Allora, una cosa alla volta. Cominciamo con Kate Marsh. I guess Kate Marsh will be the face of Blackwell for a while. And you for helping her. That's the kind of school spirit we need more of. Beh, più o meno. David Madsen. I feel like David Madsen represents Blackwell. Not for long. He's a loose cannon. We all respect him for his service, but he's too eager. He's eager to be a dick to me and Chloe. That's true. He was ranting about a stolen gun, and then I tuned out. Somebody's always out to get him. Vero. Hey, aspetta, ma stavo parlando. What can I do for you, Max? Nathan Prescott. I thought Nathan Prescott represents Blackwell. Well, don't make me backwash this bacon. You know what the Prescotts represent. Taking over Arcadia Bay? You're not far wrong, Max. I heard the Prescotts are working on some new big land deals. Mr. Prescott helped out my family once a while ago. So I made a deal with him that I can't seem to get out of. Man, if I could get one instant replay in life. I better finish my breakfast first. Ma aspetta, devo tornare indietro, ho sbagliato qualcosa. Signore? What can I do for you, Max? Sì, ho capito, ho capito. Accordo con i Prescott. Well, I heard a rumor you were working for the Prescott family on the side. Jesus, doesn't this town ever shut up? I don't blame you for getting extra work. Look, sometimes I check up on the Prescott family to make sure they're doing all right. Nathan included. Keep this quiet, Max. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Bene. Posso utilizzare quindi questa informazione, non lo sapevo. What can I do for you, Max? Allora, città strana. Do you think Arcadia Bay is a weird town? Ma io town? Sì. I'd take a normal city with normal problems about now. Makes me sick thinking about it. Va bene. Questo è tutto, poliziotto sergente. E questo sta... Ma che sta facendo quest'uomo? Scusi. Ah, è proprio rincoglionito, va bene. Kate should have jumped. Cosa? Che figli di puttana. You should have jumped, asswipe. C'è scritto Kate avrebbe potuto saltare. Ma va a cagare, va. Comunque, a parte questa bella cosa. La lattina? Ah, posso rovesciargli... Ma perché dovrei rovesciargli? Io ci provo. You eat like a pig. Try the floor. I was eating those beans. Are you fucking insane? I was eating those beans. Ma coglione. Torna indietro, va, che questo ci fa il culo. Ah, che faccia simpaticone. Come non detto. Ok, devo dire che ne è valsa la pena. E la lattina? Ti rovescio anche questo io. Sono troppo forte. I just wanted to see what would happen if I did this. I'm gonna kill you. E come sempre, torniamo indietro. È fantastico questo potere. Sì, vabbè, abbiamo già visto questa parte, quindi debito di Chloe. Could I get you to drop Chloe's debt? Are you supposed to be a smart student? You'll find out if you do me this favor. Thanks, godmother, but I don't need your favors. And Chloe doesn't get any from me. Bene. Detto ciò? What the fuck now? Non posso far nulla? Aia. E quindi non so cosa fare adesso. Mi serve qualcos'altro. Ah, c'è Nathan qui, guarda un po'. Ehi, ce l'hai con me ancora, sì, eh? Rachel! Whatever the fuck. Oh, look, Max Amber. Nice outfit. By the way, thanks for getting me fucking expelled. Ah, l'hanno proprio espulso. You're lucky this is a public place. Come intimidatorio. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh yeah? You shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principal. Ma tuo padre, proprio così diretto, no? Aspetta, prima vediamo un po' quante cose ci sono da dire. Informazioni del poliziotto. Anzi no, diciamo prima le altre cose e poi le informazioni del poliziotto. I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel partied like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like you would know, virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean, don't talk to the cop about that, dumbass. Bene, un'informazione in più, scoperta.
Holy shit, what do you want now? Ma non ti incazzare, tuo padre. Your sugar daddy will always protect you and threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care, hmm? Spoiler alert, he's an asshole. Maybe I could help you. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business, understand? Now get out of my face. Le palle sono la tua faccia, sarebbe. Via dalle mie palle, ha detto via dalla mia faccia. Ma insomma. Holy shit. Allora, droga in vendita. Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You'll get your school supplies, just go over to Frank and whisper, higher education. You'll hook your Bene, ass up. Un'altra cosa. E infine... Holy... C'è... Ah, ancora Kate Marsh. I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You are so stupid, Max. You think you're so goddamn smart, too. Don't push me, girl. You don't want me for an enemy, understand? Do you? Calm down, dude. We're in the diner. Right. Plus, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel. Thanks. Now fuck off, Dyke. Ah, grazie. Comunque, informazioni del poliziotto. I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers. Like a babysitter. Bullshit. My dad doesn't hire. He owns. And these pigs know better than to narc on me. Do they? I hope that means Frank won't get busted. Eventually he will. Guy's into some freaky shit. He told me once he took a weird blood oath for Rachel. Cosa? Forget I told you that. Patto di sangue. Seriously. Now get off my crack, whore. Keep your pie holes shut. Posso tornare indietro e scoprire delle cose utili. Sì. Holy. Patto di sangue. Weren't you supposed to keep your mouth shut about the blood oath Frank took for Rachel? Blood oath? Who? What the fuck? I never told anybody about that freaky shit. Besides, everybody knows Frank is a liar and a loser. Sta qua dietro, Rachel did. Yet Rachel Amber hung out with him more than you. So, Rachel wanted Frank's stash. She let him take pictures, then he carries around her photo like she posed for love. Dumbass. Ok. Un'altra cosa utile, adesso ragazzi parliamo con Frank e vediamo se si decide a darci le informazioni. Frank? What the... Allora, acquista droga, va così. By the way, Frank, I was wondering if you had any, higher education. Oh yeah, sure. Do you want the after-school special to go with that? Jesus. Look, I don't sell anything but bottles to feed me and my dog. I work for a living. Not like you spoiled Blackwell punks with too much time on your hands. But... But nothing. Don't ever ask me for anything ever again. Ever. I'll back off. Beh, non si direbbe che tu abbia poco tempo. Stai mangiata da 3 ore, porca vacca. Get a new outfit. And leave me alone. Ahia, questa non dovevo dirgliela, mi sa. I shouldn't have said that. I'll need to rewind. Sì. What the fuck? Ok, diciamo prima foto di Rachel. You know I saw that photo Rachel gave you. How do you know about that? Huh? Chloe, right? She just told me that one of Rachel's favorite pictures was the one she did for you. Really? Yeah, I mean, that's what I thought. She was just a natural beauty, you know? Wait, let me find it. Here, judge for yourself. Posso adesso prendere anche le chiavi volendo, però ci sgamerebbe. Quindi allora la foto non posso neanche guardarla poi. Che palle. Dobbiamo trovare un modo per prendere le chiavi, perché sicuramente se le prendo ora, io... I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole. You did not just do that. Give me back my keys, bitch. Give me my keys now. Adesso torno indietro e lui non saprà niente, ma le chiavi le avremo già prese. Ehi là, ho le chiavi. Now back to Chloe. Parlare? My work here is done here, Frank. Vabbè, volevo parlare ancora un po'. Rovescio e vado via. Nah, non rovescio, che questo si incazza. Comunque ragazzi, a quanto pare abbiamo fatto anche quest'altra missione. È stata lunghissima. È difficile anche scoprire come
entrare in questo camper. Ma dai, che palle questa. Mamma mia. È imbranatissima. Arrivo, aspetta. Alissa, occhio alla macchina. Fanculo allora, Alissa. Occhio all'auto. Alissa, watch out. Ah, vedi? Quit thinking, Max. Prontezza, più o meno, ci abbiamo messo 2 minuti qua per allontanarci. That was close, Alissa. That's the second time you've saved me, Max. Thanks. Don't thank me. I haven't done anything special. E tu? You've paid your dues by saving Kate's life on the roof. You really are a Blackwell hero, Max. Sì. E tu diventi sempre più brutto. Comunque, Kate è mia amica. I'm just glad she came down. Kate's a good person. My friend. And she was almost bullied to death by a video. It's fucked up. But you're an amazing friend. I want to make sure she knows how many friends she really has from now on. Amen to that. Max, we should get a posse to see her in the hospital when they allow visitors. D'accordo. Let's hang later and talk some more. Ho detto d'accordo. Alla prossima. Posso parlare ancora? Thanks again, Max. Sì, ciao. Talk to you later. Benissimo, adesso scopriamo finalmente se davvero le nostre supposizioni sono corrette. Ehi, Chloe, hai la bistecca? Ma grande. I should have known. The amazing Spider-Max. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. Ma entro solo io. Insomma, che prepotenza questa signorina. Get set. Vai, tienilo in testa. In testa. Aia, e cosa vuol dire questa cosa? Nel parcheggio. Allora, in strada mi sa che ci vede il tizio. Nel parcheggio non ci vede nessuno. Nel parcheggio. Get the treat, boy. I think we just made that dog our bitch. Bene. Get it? Now we can snoop in peace. But let's not waste time. Sapete cosa? Se l'avessi lanciato sulla strada. The doggy is busy now, but he might come back. Ho sentito un camion. Mi sa che se l'avessimo lanciato sulla strada, il cane sarebbe morto. Va bene così, non voglio uccidere quel cagnolino. Sbrighiamoci, però, che potrebbe tornare. Damn, I thought my room was a shithole. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy! Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway. And you'd probably want me to kiss you again. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. Direi. I know. Just daydreaming. D'accordo, a quanto pare è cotta di me. Faccio un bel effetto, sì? No? C'ho il cuore insecchito, no? Vabbè, fa niente, cibo per cani. You scope the area while I hack his computer for info. Sì, e che computer c'ha poi? Frank must have a reason to keep up. Frank is almost a made for TV hoarder. This place is nasty. Lo fa. Guarda che c'è un computer attaccato al camper, ma è un grande. Ma è incredibile, questo è un camper, ragazzi. Non sapevo che c'era anche tanta elettricità da poter gestire un computer. Mi piace. Comunque, cerchiamo cose utili, perché qui mi sembra che non ci sia nulla di utile. Medicine, graffiti. Aspetta, graffiti forse sì. Too bad I don't have my Frank Bauer's decoder ring. Sì, no. Come non detto, una foto? That's almost cute to see Frank posing with his dog. Ma com'è felice col cagnolino. Meno male che non l'abbiamo ammazzato, credo. Ecco, qui c'è sicuramente qualcosa di utile. I could pry this vent open with the right tool. Ma scassalo. Prendilo a calci sulle gengive. Adesso ci servirebbe un calciavite, da quanto ho capito. Quindi allora, barretta di cioccolato, hi-fi, sacchettini di plastica e un coltello. This is almost as good as a set of keys. Se sei scassinare, sì. Si è rotta la lama, ma dai. Fatto di cartapesta. Aspettate, visto che non c'era nulla, molto meglio non romperlo. No more secrets. D'accordo. Quindi detto. Yuck. D'accordo. Qui. My blade will open any portal. Ma poi si rompe come la merda che è. Ah. Questo può essere utile. Vediamo cosa nasconderà. Dei giornaletti porno? Di Bleach. Oh man, così. Rachel and Frank's dog.
I don't know if I should be touched or disturbed. Allora, Frankie B, questa mi sa che è importante. Spero che questa sia la prima cosa che leggerai appena mi sveglio. Mi dispiace per la scorsa notte, sono stata una stronza paurosa e non mi sarei dovuta sfogare così con te. Povero Pompidou, penso sia il cane. Stanno succedendo un sacco di cose pazzesche nella mia vita e a volte mi sembra che non lascerò mai Arcadia Bay. Per fortuna ci sei tu. Sei una delle cose migliori che mi siano capitate e ogni volta che penso a noi insieme non posso fare a meno di sorridere. Andiamo via di qua per sempre. Ti amerò per tutta la vita, Rachel. I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Eh sì. Rachel really did hang out with Frank. Sì. I'm learning more about Rachel than I want to know. Ah, delle belle bocce, insomma. Trouble in paradise. Frank, non mi è piaciuto quello che hai fatto. E non dare la colpa alla droga. Mi hai fatto davvero paura e ho pensato che non ti saresti mai calmato. Non ti avevo mai visto comportarti in quel modo. Sappi che la prossima volta sarà l'ultima. Sono leone e non torno mai indietro. Ma che vuol dire? Mi importa di te, di noi. Forse è il momento di cambiare. Baci Rachel. Quindi l'ha lasciato poi. Povero ragazzo. Sì, ma non te lo rubare però. Comunque dobbiamo portarlo a Chloe e rimetterlo dove l'abbiamo trovato. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years. My mother gloms on a stepfucker. Now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! Who hasn't? Fuck everybody! Chloe! Ma dai. Ah, Probabilmente se il cane fosse andato sotto un'auto, ciò non sarebbe successo, ma in ogni caso, meglio così, meglio così.